Buonasera, questa sera abbiamo il candidato a sindaco per la città di Mazara del Vallo, Roberto Frazzetta, accompagnato da uno dei suoi candidati al Consiglio Comunale, nella lista che lo rappresenta Roberto Frazzetta sindaco, e che è Andrea De Simone. E naturalmente con loro parleremo in questa mezz'ora di colloquio di quelli che sono i progetti, i programmi del candidato sindaco, ma anche di quello che vogliono fare i consiglieri comunali come apporto. Voi sapete che quando un sindaco viene eletto, avere i propri consiglieri comunali eletti è una cosa importante, perché è più facile dialogare e fare delle cose, anche se io auspico un cambiamento a livello del consiglio, perché il consiglio pesa poco e invece il valore dovrebbe avere un consiglio comunale dovrebbe essere superiore, e quindi il sindaco non dovrebbe fare tutto quello che vuole, quando vuole bypassandolo, ma dovrebbe avere sempre un colloquio, un contatto con un consiglio, perché altrimenti la politica diventa dimezzata, nel senso c'è il valore del sindaco ma il valore dell'intero consiglio, che rappresenta un'intera politica del territorio, viene meno. Allora, prima di parlare del candidato al sindaco, naturalmente parliamo sempre come nostra consuetudine con il nostro candidato al consiglio comunale, che è Andrea De Simone. Andrea De Simone è uno dei collaboratori più stretti di Roberto Frazzetta, del dottore Roberto Frazzetta, io dimentico sempre gli appellativi, e quindi quali sono i punti determinanti che interessano ad Andrea De Simone come consigliere, come cittadino di questa città, che vuole un cambiamento vero, profondo, radicale, sicuramente come tutti? E allora, buonasera, come ha detto bene Patrizia, sono uno dei collaboratori più stretti, non perché l'ha deciso Roberto, ma perché l'ho deciso io. Come non appoggiare Roberto in queste amministrative? Perché ritengo intanto il coraggio, ho apprezzato il coraggio che il dottore Frazzetta in questi anni ha dimostrato durante l'aula consiliare per gli interventi che ha fatto, e mi ha colpito su delle problematiche importanti per la città di Mazara. E in passato, e continuo un po' a occuparmi delle vicende ambientali per le problematiche occupazionali, quindi è l'unico consigliere, da consigliere ci tengo a dirlo, che Roberto è salito con l'amministrazione Cristaldi, poi ha visto un po' che la situazione andava un po', il programma non andava avanti, quindi ha preso un po' le distanze e quindi si è dichiarato indipendente, portando avanti un suo progetto, che è quello di stare vicino alla gente, stare vicino al territorio, intestandosi delle cause nobili dal mio punto di vista, per quanto riguarda la lotta con le famose aliquote IMU, quindi parliamo di 2-3 anni fa, quindi non è una cosa che nasce ora per le amministrative, come tutti per adesso, chi ha fatto questo, chi ha fatto altro. Quindi Roberto mi ha dato un po' la possibilità di studiarlo in questi mesi, ho visto che è un soggetto... Infatti fai parte anche del comitato Mazara 2016, del comitato che sta cercando di far aprire gli occhi, l'avete messo anche nel vostro simbolo, sì, no? Aprire gli occhi ai cittadini per poter in qualche modo guardare in faccia una realtà che da 30 anni la città vive e che non ha potuto capire bene che cosa succedeva, ovvero tutti i soldi che ha perso, perché mi rendo conto che dopo quello che oramai ho imparato anche stando qui in questa trasmissione con i candidati al sindaco e con Roberto Frazzetta, che ha parlato del problema del metanodotto, mi rendo conto di quanti soldi questa città ha perso, di conseguenza questo territorio, perché quando una città è fiorente anche l'intero territorio, perché vediamo ad esempio Castelvetrano, che di tutto il territorio, diciamo, della provincia di Trapani è quello che in qualche modo rappresenta di più l'asse industriale e ha dimostrato una grande differenza rispetto agli altri. Se questo ci fosse in tutte le varie città sarebbe più auspicabile. Esattamente, Roberto mi ha dato l'opportunità di intanto inserire delle mie idee all'interno del... E sarebbero? Per quanto riguarda l'ambiente, il territorio, il grande amore per gli animali, per gli animali, sì. E ho conosciuto la famiglia di Roberto e la moglie, la prima sostenitrice, insieme alla mamma. La mamma in genere le mogli non sono mai felici quando il marito si candida, no, invece lei lo è. Sì, è felice perché ci crediamo tutti. Roberto in questi mesi è un soggetto particolare, sì. Ma è un soggetto che sta dimostrando all'intero gruppo di andare avanti senza l'aiuto di nessuno, quindi lui da solo scrive le relazioni, le commenta, produce per sé e per gli altri. Quindi questo è il sindaco che io vedo per Mazara, è un sindaco che va avanti da solo,
non Però ha lui, paura, non siccome ha lui si paura sa di... difendere bene Sì, e sì. fa l'avvocato di se stesso, io vorrei che tu riuscissi a far esprimere quello che tu, perché è importante che Andrea De Simone entri all'interno del Consiglio Comunale. Perché? Perché in passato mi sono intestato delle battaglie e mi rivedo un po' nella figura di Roberto, da solo contro tutti. E a me non mancano nemmeno le amicizie anche a livello regionale. E in questa emittente voglio dichiarare che ho rifiutato delle collaborazioni a livello regionale con dei partiti, degli onorevoli, dei deputati. E perché le hai rifiutate? Perché io tengo a Roberto Frazzetta. Ah, delle collaborazioni che ti sono venute in questo momento? Sì, è normale che nelle amministrative si avvicina gente, guarda Andrea devi appoggiare a questo, devi appoggiare a quest'altro. Devi appoggiare? E che vuoi sì, dire? Sì, per la corrente, per le idee che una persona ha portato avanti, ma mi abbraccio un po' alla frase di Roberto, io ci tengo al mio territorio, in questo minuto non mi interessa appoggiare nessun onorevole regionale e nazionale, anche perché in questi anni non si è fatto vedere nessuno, il territorio è abbandonato e quindi non si deve permettere a nessuno di venire in questa città per le amministrative, che è una cosa che interessa appunto la città, la popolazione, quindi è una politica diretta quando uno ha a che fare con il cittadino, quindi a me piace parlare col cittadino, conosciamo tutti i problemi di questa città. Questi onorevoli e questi deputati in 5 anni io non ho visto nessuno, quindi non vedo perché in questo minuto difficile io mi devo affiancare a un soggetto del genere. Quindi poi più in là si vedrà, io ci tengo a portare Roberto, per me è l'unico sindaco innovativo, con programmi, con progetti, analizzo un po' le situazioni, dà un risultato e mi ha dato la possibilità, ripeto, di collaborare nel programma, metterci del mio. Ma mi dici i tuoi punti? Ma i miei punti, i punti principali, ad esempio il problema dell'ospedale, tutti parlano dell'ospedale, ma non è un problema che riguarda l'amministrazione, l'amministrazione non può interagire con il discorso dell'ospedale diretto, anche perché è una cosa regionale, una cosa della comunità europea. Quello che può fare un'amministrazione comunale, intanto analizzare le difficoltà che hanno i cittadini quando hanno dei problemi per recarsi negli ospedali di Marsala o di Castelvetrano o di Marsala e Castelvetrano. Le difficoltà quali sono? È vero, non abbiamo un ospedale, abbiamo una guardia medica, abbiamo un pronto soccorso, ma uno che non ha la macchina, come fa a raggiungere questi ospedali? Questi siti. Questi siti. Nessuno parla che, da quello che vedo io, ci vorrebbe un servizio navetta gratuito, l'amministrazione deve un po' deve star vicino alle problematiche del cittadino, è inutile andare a parlare l'ospedale, ma se mancano i servizi essenziali di trasporto, già uno ha un problema e già si deve un po' analizzare come ci vado all'ospedale, deve andare a contattare l'amico, il parente che ha la macchina, quindi è problema su problema. L'ospedale, poi la pesca, Mazara è una città che si affaccia sul mare per l'intero territorio, da Capo Granitola a Capo Feto, quindi è una città marinara, ma la città marinara tutti parlano di pesca, ma il settore pesca è sparito da diversi anni, è morto. Questo settore rilanciarlo diventa una problematica che la città non si può intestare, quindi un candidato sindaco che parla di pesca ma, e poi porta a Mazara degli onorevoli regionali e nazionali parlando nuovamente di pesca, per me è una grandissima fesseria, cioè se questi soggetti in questi 10 anni, 20 forse anni, pensa di essere candidato alla regione? Chi? Il candidato che fa questo. Sì, ma per Mazara, parlando di pesca, dove la flotta peschereccia in 10 anni, in 20 anni si è diminuita del 70%, ricordo che a Mazara c'erano più di 400 aziende, quindi mi riferisco un po' all'indotto dei pescherecci, e grazie anche ai politici nazionali e regionali si è diminuita questa flotta, invece di incentivare il lavoro si sono presi soldi per la famosa rottamazione, e di questi deputati regionali, e qualcuno è anche candidato qui a Mazara come sindaco, e ha usufruito di questi finanziamenti europei. La pesca è in crisi, siccome io ho collaborato anche col CNR, ho visto che non è un problema di pescato, il pescato c'è, il problema è
di andare un po' a puntare il dito verso la comunità europea, che mancano i controlli nel canale di Sicilia. Quindi mi raccomando, andate a votare perché è importante. Certo che è importante, dove uno va direttamente a incidere sulla macchina amministrativa locale, iniziando dal sindaco che è il primo cittadino. Il primo cittadino io lo vedo come un soggetto in danno particolare non da gestire. Roberto non si fa gestire da nessuno. Nessuno in questi mesi, nessun onorevole si deve permettere di dire: Roberto, fai questo e fai là, e fai quest'altra cosa. E mi ha dimostrato che se c'è un problema lui va alla testa del pesce, come si suol dire, e va a risolvere e affrontare un po' la cosa. Questo è il sindaco che io vedo, senza un po' richiamare alle famose segreterie politiche, si fa comandare. Quindi se c'è un problema a livello locale della pesca, io penso che Roberto come sindaco è in grado da solo, una delegazione, di andare a Roma, di andare a Bruxelles e parlare un po' delle problematiche che ha il territorio. Poi per quanto riguarda i quartieri di Mazara, nessuno ne parla, i quartieri conoscono tutti benissimo, Mazara 2, via Potenza, Costiera, ma ci sono altri quartieri a Mazara e va attenzionata la cosa, il quartiere Trasmazzaro, il quartiere Macara. In queste settimane c'è stata una denuncia in corso di alcuni cittadini che si lamentano della mancanza di sicurezza. La mancanza di sicurezza non è a Mazara 2, non è, riguarda tutto il territorio. Di sicurezza rispetto a cosa? Rispetto a cosa? Le forze di polizia hanno le difficoltà, non c'è un sindaco che parla di essere da tramite con la prefettura. Andare in prefettura, un sindaco va in prefettura, va un po' a parlare con il prefetto. Sì, ma manca l'organico, non hanno la benzina nella macchina, ci sono un sacco di problemi che purtroppo le forze dell'ordine hanno, perché se l'Italia dice che, cioè il governo italiano dice che vuole contrastare la criminalità semplice e organizzata, quindi le mafie, poi di fatto non potenzia né il corpo addetti a questo servizio, che sono appunto le forze dell'ordine, né gli dà gli strumenti necessari per poterlo fare, quindi praticamente si prende in giro e ci prende in giro, che è la cosa peggiore. Esattamente, ma alla prefettura va fatta una riunione. In questi anni mi risulta che non è stata fatta nessuna riunione a livello provinciale per quanto riguarda la sicurezza. Un cittadino, la sicurezza e l'ordine pubblico. Un cittadino si deve sentire al sicuro, altrimenti non investe, non esce, non spende. Dobbiamo aprire il coprifuoco, alle 8 dobbiamo stare tutti a casa, ci lamentiamo che l'economia non gira. Una città come Mazara, la provincia di Trapani, in queste settimane con questi sbarchi dei clandestini, deve puntare sulla sicurezza della costa. Io personalmente... Sei contrario agli sbarchi? Beh, non sono contrario. Ma è anche vero che bisogna un po' star sicuri, cioè, c'è gente pagata per vigilare un po' sul discorso della navigazione marittima, quindi parlo anche con gli organi della Capitaneria di Porto. E che vuol dire che non lo fanno? Sì, lo fanno ma siccome c'è una mancanza di organico, c'è una mancanza di risorse, e secondo me da qualche altra parte dove non c'è bisogno va attenzionata un po' la cosa, soprattutto nei periodi da marzo in poi per la provincia di Trapani e la provincia di Agrigento. Senti, mi devi togliere una curiosità, che tu c'hai un bracciale dove c'è scritto una G, una D e una A, che vuol dire? È una M, scusa, che vuol dire? Beh, è un regalo di una persona cara. Ah, che si chiama così? Si chiama, l'iniziale di questa persona. Ah, ho capito, carina come idea. No, io sono curiosa e quindi noto anche i particolari. E poi come non sostenere la candidatura di Roberto? Si è intestato da solo il progetto contro una mega discarica che volevano fare l'anno scorso, era una proposta, il Best Project. Da ambientalista ero presente un po' nell'aula consiliare quando parlavano un po' di questo progetto da spendere, sì, è vero, 200 milioni di euro qui nel comune di Mazara, ma è anche vero che non portava nessun risultato, anzi rischiavamo di diventare la discarica del meridione, cosa che è un territorio di Mazara con dei problemi, ad esempio ne cito uno che ancora non è risolto, dell'acqua potabile, che poi non è potabile. Per mancanza di tempo non sono riuscito un po' a analizzare il problema dell'acqua, che dai valori che mi risulta sono dei valori abbastanza alti di nitrati,
e quindi si parla, problemi a Mazara non mancano. Quindi 7 candidati a sindaco hanno tante di quelle problematiche da analizzare e portare avanti, che se mancava anche una quota rosa nei 7 candidati al sindaco, parlano tutti di quota rosa, ci voleva tra i 7 una figura femminile, non so, parlano di quota rosa e poi non c'è nessuna donna a rappresentare la città. Io penso che anche le donne... No, che anche, che soprattutto. Soprattutto le donne si potevano intestare qualche battaglia. Va bene, adesso parliamo con il candidato a sindaco Roberto Frazzetta, che ci dirà alcuni punti del suo programma e ha sorriso in maniera simpatica quando ha detto soprattutto le donne, anche perché lui pensa di mettere come secondo primo cittadino, quindi vice sindaco, una donna, quindi appoggia la mia idea. Certamente sì, le donne sono una componente importantissima della società, della nostra società, sono una componente importante, come dire, della vita di ognuno di noi, dell'uomo in generale, quindi la donna deve riconquistarsi il ruolo che naturalmente merita di avere, quindi con me sfondi una porta aperta. Tra le presenze nella mia giunta municipale c'è già una donna, la professoressa Incandela, alla quale peraltro ho già affidato un importantissimo incarico, che è quello della legalità, della solidarietà sociale, e ho anche, come dire, attribuito alla delega una sottodelega, che è quella della gestione dei beni confiscati alla mafia, che è al momento di proprietà comunale, al momento inutilizzati, da destinare proprio all'utilizzo a fini sociali. Quindi comprenderai che la mia attenzione nei riguardi delle donne è massima, tanto lo è che ho pensato di nominare quale vice sindaco della mia giunta una donna, proprio per riconoscere al ruolo della donna l'importanza notevole che essa stessa ha. Per quanto attiene alla domanda, era riferita alle cose che aveva detto Andrea, è un soggetto che io ho ricercato volutamente, ho ricercato nella società mazzarese, l'ho incontrato in tempi non sospetti in campagna, credo Andrea, mentre tu presso amici, mentre ti dilettavi anche alle tue cose, tu sei un ambientalista, sei un animalista, e in quell'occasione mi rivolsi a lui cercando di captare un po' quali potevano essere le sue aspettative, e ho subito compreso che Andrea, che appartiene ad un'area politica ben definita, se vuoi ideologicamente lontano da me, anni luce. Di sinistra sicuramente. Sì, Andrea è un soggetto di sinistra, e questa la dice lunga su quanta alta sia la mia capacità di intercettare anche, come dire, soggetti dall'altra parte dell'ideologia politica rispetto a quella che mi appartiene. Questo perché? Perché io ho voluto sposare un progetto che ho voluto chiamare Progetto Città, nel quale ho voluto inserire tutte le intelligenze utili, nel quale ho pensato di poter far comprendere a qualunque uomo di questa città che noi si era davanti al baratro, in una qualche maniera dovevamo abbandonare quelle che erano le nostre posizioni di partito, ci si doveva riunire tutti insieme intorno ad un'ipotetica soluzione. Ho somministrato quelle che erano le mie idee, le abbiamo insieme limate ed insieme abbiamo poi composto quello che oggi è il progetto amministrativo e quindi il programma elettorale che poniamo all'attenzione della gente, che voglio ricordare essere dotato, perché maturato nel corso dell'intera mia attività politica durata 4 anni e mezzo, è dotato questo progetto amministrativo di certezze, non di illusioni o di sogni o di promesse. Addentro al programma, che in questo momento per sintesi gira per la città, troverete il progetto, troverete il come e troverete il risultato rispetto al punto una volta, come dire, effettuato l'investimento, raggiunto l'obiettivo. Questo per dire che noi non abbiamo da presentare alla gente proposte indefinite, noi presentiamo alla gente proposte che invece dirigono
in un unico interesse, l'interesse collettivo della città, e immaginiamo di azzerare la disoccupazione per il tramite della mia esperienza professionale e contemporaneamente, se mi si consente di dirlo, per il tramite delle cose che noi abbiamo pensato di poter portare avanti, partendo per esempio da quel che noi vogliamo ottenere da ENI per il riconoscimento non solo dei danni patiti nel passato, ma soprattutto per il riconoscimento di ciò che ENI rappresenta oggi su Mazara del Vallo. Per quel che mi riguarda, rappresenta un serio e grave problema anche da un punto di vista della salute. Siamo a rischio esplosione, senza allarmare nessuno. Questo rischio io intendo che qualcuno ce lo riconosca, ed immagino che lì possiamo ottenere anche 250 milioni di euro all'anno, che sono pari ad un centesimo al metro cubo di gas trasportato per l'Italia. E il problema poi lì si risolve con la presidenza del Consiglio dei Ministri. Immagina, cara Patrizia, a Bologna il gas costa meno di quanto lo paghiamo noi, allora non vedo perché al bolognese non si deve far pagare per esempio un centesimo al metro cubo in più da rigettare su Mazara del Vallo, così come a Firenze, a Pisa, a Roma e qualunque altra parte d'Italia. La copartecipazione nel progetto di questa mia idea per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprenderai, diventerebbe, come dire, talmente tanto semplice che noi ci ritroveremmo tutti i capitali che ci servono per trasformare questa città in una vera piccola grande capitale del Mediterraneo. Le risorse ulteriori per l'azzeramento della disoccupazione che io intendo ricercare sono quelle sul, per esempio, che mai noi abbiamo ottenuto, che mai abbiamo visto, quello delle royalty di estrazione per i due pozzi di estrazione di gas naturale. E se sembra strano che nessuno se ne sia mai accorto, bene, ancora più strano deve apparire il fatto che in campo abbiamo candidati sindaci che vuoi per incompetenza e non andrebbero votati. Se sono stati incompetenti significa che non possono stare a fare i sindaci, perché non hanno scoperto queste cose. Se sono stati in malafede, comprenderai che per due volte non hanno votato come sindaci, perché non hanno messo in evidenza queste cose. Certo. Bene, la stranezza è che invece chiunque si candida, dopo aver violentato, stuprato per 30 anni questa città qui, non c'è più nulla da rubare, non c'è più nulla da togliere, le mutande ormai se le sono portate, si è rimasti nudi. E allora l'invito che voglio fare alla gente di questa città è di fermarsi un attimino, di comprendere che in una qualche maniera bisogna reagire. Abbiamo da perdere che cosa? Niente, abbiamo semplicemente da pensare ad uno sviluppo certo che viene ipotizzato dal sottoscritto, ma vogliamo pensare un attimino a quel che sarebbe stato Mazara del Vallo oggi se avesse avuto la ricaduta economica che legittimamente gli spettava nel tempo, se la politica del passato avesse avuto Roberto Frazetta, cioè dire quel soggetto che si è accorto di tutte queste cose, se avesse agito per tempo, se avesse ottenuto i risultati per tempo, oggi Mazara avrebbe la disoccupazione che ha? Però siete mai chiesti? Oggi le aziende di Mazara patirebbero la crisi che patiscono? Oggi l'imprenditore che è a rischio fallimento sarebbe a rischio fallimento se l'economia della città fosse stata dinamica, se tutti questi capitali in entrata all'ente comune avessero determinato condizioni di investimento, se noi avessimo avuto cantiere a Iosa, se i nostri concittadini se ne fossero andati a lavorare, se i nostri giovani fossero stati messi nelle condizioni di pensare, per esempio, di crearsi un futuro, di edificare case, anche questa è economia. Se tutto questo fosse accaduto, se ci fosse stato nel trentennio Roberto Frazetta, se nel trentennio si fossero portate avanti le cose che io oggi dico che si possono portare avanti, si poteva fare anche prima, tutto quello che oggi viviamo lo vivremmo? Io ritengo di no, ritengo, cara Patrizia, che noi vivremmo una situazione diversa. Andrea, noi non avremmo a che fare con gravi problemi sociali. Tu quest'oggi di pomeriggio ti recherai presso una struttura, come dire, utile da un punto di vista sociale, nella quale si fa somministrazioni di alimenti per le famiglie meno abbienti, e io in più occasioni sono venuto lì
Ma che è un banco alimentare, no? Sì, un banco alimentare. Io più volte sono venuto lì a far visita, a portare la mia solidarietà, la mia comprensione a queste famiglie bisognose. Cioè, non di meno, però ne sono uscito sconvolto, cara Patrizia, perché lì ho compreso che in una qualche maniera... Ho compreso che in una qualche maniera si deve intervenire, e si deve intervenire per incidere, per abbattere il problema. E allora con Andrea, ma anche con tutti gli altri candidati della lista Frazetta Sindaco, abbiamo ipotizzato una serie di attività da questo punto di vista da dirigere a queste famiglie bisognose, che non devono essere considerate, come dire, per lo scopo di concedere loro il famoso assegno straordinario, eccetera. Noi immaginiamo di prendere questa gente, di creare una serie di microstrutture all'ATER, di inserirle dentro queste microstrutture, di mandarle a lavorare con un minimo percepibile, tale per cui però questa gente possa, in una qualche maniera, queste famiglie possano riconquistare la dignità dell'uomo, della famiglia, e anche le famiglie oggi vivono questo grave problema sociale. Là dove c'è il problema dei soldi, avvengono legittimamente, per un fatto anche, come dire, di consumismo in generale, avvengono i problemi. E stiamo vivendo in questi ultimi tempi una elevazione eccessiva dell'indice dei divorzi in questa città. Comprenderai che per chi come me è legato, come dire, al principio fondamentale della famiglia, vedere questo dato aumentare, insomma, non è che mi lascia tanto tranquillo, premesso che un divorzio procura sempre, nonostante possa essere stato anche consensuale, di norma non lo è, ma dico, produce una serie di problemi non solo all'interno della coppia, ma anche, come dire, di ricaduta sui figli. E noi dobbiamo in una qualche maniera occuparci anche di questo fenomeno, dobbiamo vedere di arenarlo. E quale migliore occasione se non quella di poter garantire alle famiglie di questa città un viver, non dico totalmente sereno, ma allora, un viver dignitoso intorno ad una società che si evolve. Visto che Frazetta ha parlato del divorzio, che poi sono le separazioni quelle che fanno vivere il dramma, perché una volta il divorzio poi vuol dire già si è separati, quindi oramai già si è convinti. Dico però adesso il divorzio lo vogliono portare a 6 mesi, e dopo 6 mesi si può fare, fino a 5 anni, così diventa 3, adesso diventa di 6. Per Roberto Frazetta sono pochi? Ma senti, dipende, e lì entriamo nell'aspetto sociologico della questione. Io dico semplicemente una cosa: io la legge a volte non la comprendo, perché penso che le leggi a volte vengono fatte troppo a cuor leggero, e che le commissioni legislative presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, è una vita che si discute di questo, e presso il Senato della Repubblica, insomma, a volte mal lavorano intorno alla formulazione di una legge. Comprendo anche che la politica, per le sue parti, deve mettersi d'accordo, e a volte non ci si riesce, allora comprenderà che poi si fa il pasticcio. In generale lo troviamo questo pasticcio un po' in tutta la legislazione italiana, e non dovrebbe accadere, perché il nostro diritto è diritto romano, e comprenderai che ha delle regole ben precise. Ma dico, ciò non di meno, io sarei d'accordo per un accorciamento dei termini del divorzio, ma alla condizione che questo sia per intanto realmente consensuale, e che preventivamente la consensualità ci siano tutti gli accordi di base tra la coppia. Ma se non è consensuale, non si va a un divorzio facile, si allunga di tempo. No, aspetta, non ho finito però, è alla condizione che non ci siano figli, perché vedi, cioè se ci sono i figli non divorzio? No, bisogna come dire, mantenere la tempistica naturale. Vedi, io una volta ho avuto l'onore di parlare con un giudice del divorzio, presso, diciamo esperto in divorzi, presso il tribunale di Marsala. Peraltro, come dire, stava divorziando una coppia mia amica, e si parlava con questo magistrato, eravamo anche amici, per cui ci siamo permessi di parlare della vicenda. E questo magistrato mi diceva che un magistrato che si occupa di divorzi normalmente tende, in tutto l'arco temporale consentito dalla legge, di ricostituire quel nucleo familiare. Soprattutto il presidente del tribunale fa questo. Dico di ricostituire quel nucleo familiare. Comprenderai, insomma, che un giudice, prima che
che riconosca il diritto al divorzio, che mette il decreto di divorzio, fa tutti i tentativi, a maggior ragione lo deve fare, no, se di ci divorzio, sono divorzio, di separazione, di dico di separazione. No, perché il divorzio, sì, è una cosa successiva. Sì, è una fase nell'ambito successiva della separazione, esatto, il giudice, esatto, sente le parti in maniera distinta, poi le sente assieme e vede se ci sono le premesse per una ricomposizione o del, anche riservarsi di sentirle più volte. Sì, però parti, se chiaramente questo non c'è perché uno dei due è proprio convinto, o ci sono delle cose gravi, tipo che ne so, una persona che è violenta, una persona violenta fisicamente, una persona che magari beve, si droga, fa altre cose, allora ci sono, saltano proprio tutte le premesse e quindi il discorso cambia anche da certamente questo. Patrizia, però il principio oggi è diverso, oggi non si divorzia più, o quantomeno si divorzia anche o ci si separa anche, ma non è la regola principale che era quella di un tempo, cioè dire il marito violento o la moglie violenta, il marito che si drogava o la moglie che si drogava, questi erano i motivi di un tempo. Oggi invece i motivi sono mutanti, oggi mutano perché è mutata la società. Sì, sì, ma io ho detto che in quei casi però, gravi non c'è, c'è no, poco da discutere. Assolutamente, assolutamente no, lì addirittura io sarei per accorciare anche i 6 mesi. Non è quello il punto. Il problema però dei 6 mesi è, infatti, riferiamolo ai casi, riferiamolo ai casi della fine del matrimonio, bravo, anche se poi, bravo, molto spesso non produce nessun, bravo, effetto. Ma la legge non dice questo. La legge parla di accorciamento a prescindere di quelle, sì, che sì, sono le motivazioni. Comprenderai che per me, che vengo, come dire, di estrazione democratico cristiana e che credo in determinati valori, in determinati principi, seppur peccatore anch'io, dico, sì, io se posso esprimere non sono d'accordo alla generalizzazione dell'accorciamento. Capito, ma se io posso esprimere il mio giudizio, penso questo, che quando ci si separa è il momento della profonda riflessione e sono convinta che più delle volte, tranne dei casi un po' infantili, prima di arrivare alla separazione si è molto maturato all'interno della persona che chiede la separazione, che a volte possono essere entrambi, a volte può essere uno solo, si è molto maturato le ragioni, le motivazioni per le quali diventa intollerabile lo stare assieme. Il divorzio invece, siccome è una cosa successiva alla separazione, quando tu hai fatto già questa maturazione, sei giunta alla separazione, quindi sono passati addirittura degli anni prima che poi arrivi a fare la separazione, il divorzio, che sia 6 mesi, che sia 1 anno, che sia 3, tutta questa grande differenza io personalmente non ce la vedo, perché il vero problema sta nella separazione, quindi se si deve incidere, si deve incidere durante il periodo, nel momento della separazione. Successivamente già la fine si è decretata, se si è arrivati a questo, e quindi anche 6 mesi personalmente possono essere accettabili. Assolutamente sì, se le premesse sono queste, se è dentro, come dire, alla coppia c'è stato un periodo di gestazione della problematica, ritengo insomma che 6 mesi possono essere utili. Fermo restante che tutto questo, secondo il mio immaginario, non deve, come dire, incidere sulla psiche dei figli laddove ci fosse. Non dovrebbe incidere nemmeno sulla psiche di quello perché, più debole all'interno della coppia, perché invece coppia, spesso incide. Perché la coppia deve avere quella maturità, insomma, di proteggere in ogni caso i figli. Anche perché non c'è legge che tiene, se si è di fronte a persone immature o uno dei due soggetti lo è, e chi vi parla lo sa quello che dice. Può succedere che una persona fa del tutto perché un padre vede i figli, perché un padre gestisca bene, però invece il padre è incapace di fare questo, e quindi per un lungo periodo, finché magari i figli non diventano grandi, quindi è più facile avere un rapporto e una relazione, non se ne occupa, e questo fatto incide negativamente sui figli. Noi abbiamo cambiato un po' il discorso, però è fondamentale, perché anche i valori che noi stiamo portando attraverso questo discorso fanno capire le persone che abbiamo davanti, insomma, come la pensano, come la sentono, come vivono certe cose che sono fondamentali, e quindi la genitorialità dovrebbe essere apprezzata. E io credo che un sindaco, non a caso poi il discorso, possa fare molto anche per questo, perché quando io immagino un sindaco, vi parlo proprio col cuore, non penso soltanto ad una persona che deve amministrare delle cose. Io penso a una persona che deve, quindi dei beni, io penso a una persona che deve amministrare anche delle coscienze, delle anime, e che quindi si debba fare carico, per quello che può, anche di creare o sostenere quelle associazioni culturali che veramente apportano un accrescimento
della struttura fondamentale personale, perché poi se noi abbiamo il problema delle separazioni facili, come diceva il candidato a sindaco Roberto Frazetta, è perché non abbiamo costruito quella struttura. Scusa, allora è vero che la struttura si costruisce in famiglia, però anche la società ha la sua importanza. Se posso permettermi, per concludere sull'argomento, io credo che un sindaco debba intestarsi anche la responsabilità di creare un modello di società. E questo volevo dire. E creare un modello di società significa, come dire, non solo pensare allo sviluppo economico, condizione oggi essenziale, caro Andrea, per il fatto del consumismo che sta colpendo tutte le famiglie, come dicevo prima, ma un sindaco deve pensare alle famiglie in generale, deve intestarsi la possibilità di interloquire per esempio con gli istituti scolastici per invitare anche la scuola a seguire un modello di educazione tale per cui possa essere penetrante all'interno delle famiglie. Vedi, ma anche dei giovani, perché la maggior parte delle ore i ragazzi le passano più che a casa, a scuola. E allora comprenderai che l'aggregazione di una serie di attività addentro ad un programma di un sindaco che lo si valuti è importante, anche perché ti porta a comprendere tutto quel che tu vuoi fare. Vedi, quando un sindaco si pone alla gente dicendo io voglio creare i parchi gioco, nell'immaginario della gente immediatamente scatta una molla e dice questo sindaco, bene, mi farà vedere un po' di verde pubblico. Non è quello lo scopo, assolutamente. Lo scopo è certamente anche da un punto di vista del poterne usufruire. È ludico, ricreativo. Però va diretto ad una rieducazione della popolazione. Dentro c'è tutto un principio e anche alla coscienza che un bambino debba fare il bambino con tutti gli strumenti necessari per poterlo fare. Ma chiaramente quando un sindaco parla di infrastrutture sportive, per lo sportivo è la condizione per cui gli scatta la molla e pensa ma questo sindaco sta favorendo un mio sogno. Non è quello per me l'obiettivo. L'obiettivo è un altro, l'obiettivo è creare condizioni per cui si possano distrarre i giovani da altre attrazioni diverse rispetto allo sport, che possono diventare devianti, pericolose anche per gli altri. E allora comprenderete che l'attività di un sindaco deve essere necessariamente molto, ma molto, ma molto particolare, perché un sindaco deve intestarsi un nuovo modello di società in un momento nel quale la società, come dire, ha avuto un decadimento generale dei valori, e quei valori in mano ad un sindaco che ci crede ai valori determinano, come dire, la proiezione della città all'essere moderna, all'essere al passo con i tempi e contemporaneamente all'essere città che può ambire a candidarsi, per quel che mi riguarda, a capitale del Mediterraneo. Noi queste caratteristiche le abbiamo, dobbiamo semplicemente lavorarci sopra, e se volete la certezza che noi ci riusciamo la potete avere semplicemente se votate Roberto Frazetta il 25 maggio prossimo 21 a sindaco di questa città. Allora, siccome siamo proprio agli sgoccioli della campagna elettorale, voi sapete che tutti quanti faranno un comizio di chiusura. Andare a vedere il comizio non è tempo perso, è un momento, a mio avviso, lo dice una che insomma lo fa per mestiere, ma se ne è innamorata di questo mestiere, sono fortunata di fare un mestiere che mi piace, perché andare a sentire un comizio significa guardare, non solo ascoltare, ma guardare anche quello che vi trasmette la passione, il desiderio reale o finto, il candidato a sindaco. Ma soprattutto anche rivedere se in quei suoi ragionamenti ci sono anche i vostri valori e le vostre aspettative, perché ognuno di noi si fa delle aspettative rispetto a un candidato, e aspettative giuste, che sono quelle di dire vediamo che cosa fa per questo mio territorio dove io devo viverci e ci voglio vivere nel migliore dei modi. Poi magari registratevelo pure, in modo tale che se quello che diventa sindaco quelle cose che ha detto non le fa,
lo possiate anche pubblicamente svergognare, perché è importante che chi dice una cosa abbia il coraggio di essere conseguenziale. Io dico sempre ai miei figli, le promesse vanno mantenute, quindi se vi faccio una promessa state sicuri che la realizzo, quindi poche promesse e molti fatti. Allora, quando è il comizio di chiusura di Roberto Frazetta? Adesso non lo so più, non lo so più, io devo, non mi viene da ridere, mi viene da ridere. Perché c'è una lotta? No, mi viene da ridere perché si violenta la legge, perché si va contro legge, perché qui chiunque immagina di poter far legge. Tu devi sapere che io sono stato... Dopo siamo nel Far West. No, no, siamo nel Far West. Io più tardi presenterò una diffida a tutti quelli che stanno mettendo mani intorno a questa cosa, anche al signor, a Sua Eccellenza del signor prefetto, no, non ci sono problemi. Io da questo punto di vista sono vigile, sono ligio alle leggi e intendo rispettarle, ma intendo che si rispettino da parte di tutti. Niente, è accaduto questo, dopo la data dell'indizione dei comizi, così come è recita la legge, io che sono stato sempre particolarmente, come dire, predisposto all'osservanza dei termini, ho presentato in tempo utile la mia richiesta di delle attività comiziali, indicando le date e le ore nelle quali, insomma, avrei voluto comiziare. E per il 23, ultima data utile per comiziare di questo mese, avevo indicato la Piazza della Repubblica e avevo anche indicato le ore 22:30 per poter comiziare. Il protocollo certifica per legge, come dire, sia la data di presentazione che il momento nel quale si presenta. Io sono il primo al protocollo, oggi ci si inventa la necessità senza un giustificato motivo, la necessità di fare un sorteggio che rimette in gioco tutto. Comprenderai che io mi sento violentato nel mio diritto di esercitare, come dire, la mia attività politica, perché ho programmato in questo mese tutto un crescendo di argomenti che dovevano sfociare con l'ultimo comizio. Probabilmente il sorteggio mi destinerà altra ora che mi cambia totalmente la mia programmazione. Questo in un paese repubblicano e democratico, non è consentito a nessuno, nemmeno a Sua Eccellenza il signor prefetto, nemmeno a lui, tranne che non dimostra che l'operazione del sorteggio è dovuto a un fatto di ordine pubblico, questo recita la legge, e comunque a priorità rischio vita 1, come per esempio la presenza del Presidente della Repubblica piuttosto che del Presidente del Consiglio dei Ministri, piuttosto che del Presidente del Senato o del Presidente della Camera, e non diciamo ci sono altre priorità 1, tranne che non dimostra funzioni. Questo. Le condizioni di legge vanno rispettate, la legge dispone che dall'apertura delle attività comiziali il candidato programmi la propria attività. Io l'ho fatto per primo, sono il primo al protocollo, non ritengo di dover fare nessun passo indietro da questo punto di vista, gli altri facciano quel che vogliono. Io domani presenzierò a questo sorteggio, poi comunicherò quando sarà il mio comizio, mi adeguerò, ma comprenderete che produrrò tutti gli atti legali utili a che, per una denuncia forte nelle sedi più opportune, competenti, per aver ragione delle cose che dico. Per intanto si prenda atto che questo è uno strumento, come dire, pensato per far perdere le elezioni al sottoscritto. Però io dico questo, a me piace l'idea che una persona faccia delle denunce quando è necessario. Sapete perché mi piace? A prescindere dal candidato Roberto Frazetta, parlo in generale, e poi ho dimostrato la mia vita di essere una così. Mi piace perché se vuoi cambiare le cose non ti puoi adeguare allo stato di quello che sta accadendo, quindi se vedi che c'è qualcosa che è illegale la denunci, anche se poi tu non ne trai subito un beneficio perché a te le cose andranno in un altro modo, ma creerai quelle condizioni, ed è lì che poi l'importanza di quello che tu hai fatto, perché altre persone in altre circostanze non dovranno subire quello che hai subito tu, perché il vero cambiamento non è se non lo subisco io, il vero cambiamento è che nessuno lo subisca. E quindi se io lo faccio dopo che io ci ho rimesso, dopo che io ho pagato,
quindi non faccio per me, sto dimostrando di fare qualcosa per la collettività. No, secondo me questo è giusto. Ma dico ancora di più, io mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché come dire, sono uno che è chiamato spesso a riflettere, la mia riflessione a volte mi porta alle soluzioni, a volte mi porta alle ulteriori domande, e quindi stanno scattando tutta una serie di domande dentro. Molto spesso. Ma per caso, volendo violentare il principio della certificazione della data per produrre l'organizzazione politica, liberale, democratica di un candidato pretendente vincitore, o pretendente ad essere vincitore di una competizione politica. Ma non è che sotto sotto, volendo violentare questo principio, non è che sotto sotto c'è un progetto dall'alto, non lo so. Che dica Roberto non deve vincere. Roberto Frazzetta questa elezione non lo deve vincere, perché è un soggetto pericoloso, è un soggetto che dimostrerebbe che 30 anni di politica hanno determinato il nulla e il fallimento più assoluto di ognuno di noi, è un soggetto che ha anticipato che denuncerà la protezione civile nazionale, perché in termini di prevenzione non ha mai fatto le cose che avrebbe dovuto fare su Mazara del Vallo, e da questo punto di vista ci sono responsabilità anche da parte della prefettura di Trapani, che avrebbe dovuto vigilare determinate cose. È quel soggetto che dice che l'ENI non è dotata del piano di emergenza esterna che dovrebbe rilasciare la prefettura di Trapani e che è stata esentata dal Ministero delle attività produttive in controtendenza al volere normativo per essere società pericolosa, è quel soggetto che pretende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di aver riconosciuto tutto quel che per ricaduta Mazara del Vallo non ha mai visto, è quel soggetto che non si fa tirare la giacca da nessuno, è quel soggetto che vuol trasformare la città in qualcosa di diverso, è quel soggetto che non ha timori referenziali nei riguardi di chi intende invece, probabilmente, non lo so, mettere mani sulla siccità per altre vie, per altri versi. Questa città va governata democraticamente. Questa città segue le regole democratiche, questa città ha l'obbligo di assecondare le leggi, e la legge dispone all'apertura, all'indizione da parte del sindaco delle attività comiziali che un candidato si proponga con le proprie date e con i propri orari, perché organizza da quel momento l'intera attività politica diretta al proprio progetto elettorale. Condizioni diverse determinano non solo la destabilizzazione di quel candidato, determinano l'azzeramento da un punto di vista elettorale di quel candidato. Io ritengo che tutto quel che si sta producendo in questo momento a Mazara del Vallo, dove domani dovesse farsi il sorteggio, è tutto contro norma. Lo denuncio pubblicamente da questa emittente e domani formalizzerò la denuncia presso gli organi competenti. Va bene, allora Andrea. Perché bisogna votare per Andrea De Simone? Beh, intanto perché bisogna votare Roberto Frazzetta. Che appello devo fare? Roberto si presenta da solo. Lui non si vuole proprio fare l'appello. Io delle volte dimentico di dire agli amici votate Andrea De Simone, perché io punto su questo cavallo. È un cavallo che per me arriva al traguardo. Non vedo altro. Io vedo il nulla, a prescindere dall'amicizia personale che ho verso altri candidati, però se qui dobbiamo parlare di amministrative, per me la politica, se uno si mette in campo, deve parlare di cose serie. Amministrare una città, Roberto, non ti voglio correggere, governare mi suona male. Amministrare una città è tutt'altra cosa. Governare no, perché comunque è il governo della città. D'accordo, quindi giuridicamente amministrare suona meglio. Preciso, perfetto. Altri candidati al sindaco parlano di governare l'Italia. Noi cerchiamo di amministrare la nostra città. L'Italia la facciamo governare ad altri. Io ci tengo molto alla mia città, sono un mazzarese, ci tengo a rimanere in città, ci tengo alle mie amicizie, che parlando poco fa di divorzi, il motivo principale perché un capo famiglia, un padre di famiglia con la moglie divorziano, il problema è il lavoro e la mancanza di soldi. E a Mazara la piaga principale può anche essere, non è il motivo principale, il motivo principale in genere sono
quando sono percosse cose gravissime di una violenza inaudita. D'accordo, però ma Mazzara dire... la piaga principale è il lavoro, Mazzara ma anche il lavoro, possiamo parlare di turismo, possiamo parlare di tutto quello che vogliamo, ma Mazzara ma anche il lavoro, i settori, tutti gli altri sbandierano il settore della pesca, il settore dell'agricoltura, il turismo, ma in questi anni non abbiamo visto niente. E i dati parlano chiaro delle affluenze turistiche in provincia di Trapani, sono in netto calo, abbiamo dei cali del 50%, quindi questo sono dati dei B&B locali, degli hotel e di tutte le strutture ricettive. I soldi che girano in città sono soldi dei pensionati, sono soldi della gente che ha lavorato, e i giovani spendono, vanno a comprare la pizza. Io ho anche amici che me lo dicono chiaramente: guarda Andrea, io questa settimana mi vado a mangiare la pizza perché mia nonna o mio padre mi hanno dato questi soldi, la paghetta, a 30-40 anni ancora sento parlare di paghetta settimanale per andare a mangiare la pizza, manca il lavoro. E tutti questi candidati, però porca miseria, io questo manca il lavoro, è vero, però non è che uno a 30-40 anni si fa pagare la paghetta dal genitore, va a fare qualsiasi cosa, va a fare lo spazzino, va a pulire il giardino, va a aiutare che ne so, quelli che devono fare qualsiasi altro intervento, voglio dire, però il problema è che il lavoro, la verità è questa, che noi in Italia, non solo a Mazzara, ci mancano due figure. C'è il lavoro diciamo specializzato, e quindi infatti poi succede che ci sono delle aziende, come è successo a Bari, che prendono gli extracomunitari perché gli italiani specializzati non ci sono, e poi ci si lamenta. La verità è questa, non ci sono. Noi dobbiamo partire dal fatto che abbiamo alcune aziende, e quindi dobbiamo creare anche delle scuole che specializzano le persone per fare quei determinati lavori, e poi che non tutti possono fare il lavoro di concetto, perché se tutti ci laureiamo e pensiamo, perché ci laureiamo, di voler fare quello e non possiamo laurearci e andare lo stesso a fare il meccanico, l'idraulico, andare nei campi, che è dignitosissimo, e lo fai con cultura, quindi si fa anche con rispetto, perché se sai parlare vieni comunque rispettato, a prescindere dal lavoro che fai. Io credo che questo sia anche importante, quindi avere anche la capacità, non perché ti voglia contraddire, però di mettersi, di sbracciarsi le maniche e di mettersi a lavorare, perché sicuramente dei lavori sono. Il problema non è tanto questo, quanto invece è gravissimo. Il problema qual è? È quello del sottopagamento, perché io vedo un sacco di giovani che invece vanno a lavorare e che però purtroppo prendono cose. Per esempio nel mondo dei parrucchieri ci sono ragazzi che lavorano tutti i giorni per 80 euro al giorno e non sono, scusate al giorno magari, per 80 euro alla settimana e non sono messi in regola, e questo è gravissimo. Non può accadere una cosa di questo genere, perché si viene a dire che quel povero ragazzo prende 8, 16, 24, 32, 320 euro al mese, e chiaramente con 320 euro al mese, se ha 30 anni o 40 anni, non può pagare una famiglia. Comunque, io dovevo dirlo questo perché queste sono le cose che proprio mi premono quando poi sento parlare di questo, ma devo far concludere a voi. Ma sì, è bello parlare davanti a una telecamera, perché arriviamo direttamente dall'altra parte del tubo. No, perché dico che quando bisogna denunciare i fatti concreti. Il lavoro ci potrebbe anche essere, ma è sottopagato in questa provincia in modo particolare, quindi va rivisto. L'appello che faccio, Roberto è questo: Roberto si presenta da solo, non ha bisogno di altri. Persone vicino che lo sponsorizzano, lui si fa i commenti, lui si analizza e lui dà delle soluzioni. Non abbiamo a seguito addetti stampa o quant'altre per figure che ci affiancano, andiamo avanti con le nostre gambe, le nostre idee e le nostre forze. E le nostre risorse. E le nostre risorse. Quindi l'appello che devo fare agli amici che ci guardano: il giorno 25, domenica, ci sono le amministrative, invito tutti a recarsi alle urne, cerchiamo di riempire, non voglio sentir dire no, io non vado a votare, perché bisogna andare a votare, è un diritto, un sacrosanto dovere andare un po' a riempire le urne, e l'unica cosa, l'unico potere che abbiamo in questo minuto è quello, quando ci consegnano la matita, segnare la lista Roberto Frazetta Sindaco, il nome Roberto Frazetta Sindaco. Segnare, quindi barare sul nome Roberto Frazetta Sindaco, in questo caso parliamo di Roberto Frazetta, mettere una X su Roberto Frazetta Sindaco, poi barare la lista che lo rappresenta e mettere il nome del candidato, per esempio Andrea De Simone. Per esempio.
anche perché io porto avanti il mio gruppo, siamo un gruppo di 30 persone, tutte persone valide, poi ognuno se vede nella mia persona una persona valida, a prescindere dall'amicizia, io punto sulla meritocrazia, cosa che oggi in politica, perché a Mazara non solo in politica, nel lavoro, nel lavoro, anche nel lavoro, a Mazara vedo che diventa consigliere comunale chi è di famiglia allargata o perché ha la possibilità di far favori, io punto sulla meritocrazia, se chi dall'altra parte vede in me una persona valida che mi può anche dare, ci dà della fiducia, il 25 non si può sbagliare. Roberto Frazetta, sindaco. Roberto Frazetta, sindaco, il 25, e poi votate per l'Europa, e soprattutto se siete arrabbiati, lo sai perché è importante, sapete perché è importante andare a votare se siete arrabbiati? Per non votare il potere costituito, in modo tale che non votando il potere costituito si può cambiare, che il potere costituito si vota da solo, quindi vince comunque, ricordatelo, questo è importante. Grazie a tutti per l'ascolto, al candidato Roberto Frazetta, sindaco, e a Andrea De Simone, candidato al Consiglio Comunale del Comune di Mazara del Vallo. A voi tutti buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera.